qui davanti a voi dei progetti, diciamo le piante del nuovo asilo, come vi è l'esterno, come vi è l'interno, delle piccole, delle immagini, delle riproduzioni, dei rendering, diciamo, che ci fanno vedere come sarà una volta finiti i lavori, che stanno, grazie a Dio, fortunatamente procedendo speditamente. Potete avere voi sotto gli occhi di tutti, e sotto gli occhi di tutti, che i lavori sono a buon punto. Stiamo lavorando, sono iniziati da pochissimo tempo e la marcia è serrata. Quindi vi saluto e vi ringrazio tutti, tutti voi che avete scelto di condividere con noi questo momento in una domenica autunnale calda e prima del meritatissimo per tutti pranzo domenicale. Rubo qualche minuto al tema, del tema principale del giorno, per ringraziare tutta la mia squadra. Persone che tormento quotidianamente per andare sempre avanti e sempre meglio, e che ogni giorno ricambiano, portando sul mio tavolo sfide nuove e bisogni dei cittadini. Vi assicuro che le giornate di un sindaco sono lunghissime e faticosissime, ma sono momenti come questi che danno la soddisfazione più grande e danno il senso a tutto quello che abbiamo fatto. E con me qui oggi, da questa parte del microfono, la mia giunta, Giuseppe Mattei, il vice sindaco, il quale, grazie al quale i lavori pubblici galoppano, e Calimera evita di fare brutte figure mandando me a fare maratone e staffette, ci va lui. Brizio Maggiore, un motorino inesauribile, sempre al servizio di associazioni e cittadini. Brizio, quante scarpe hai consumato fino ad oggi? Antonella Campanelli, oggi stiamo vedendo un pezzetto di quel grande e complesso lavoro che sta portando avanti con welfare e pubblica esclusione, i cui risultati si vedono e sono sotto gli occhi di tutti. Antonella Brei, sempre impegnata per valorizzare e ascoltare attività produttive, ha promosso nel migliore del modo il Museo di Storia Naturale. Negli ultimi 3 anni si vedono i progressi che ha fatto il museo, andando si possono vedere già da oggi. È una buona squadra quella che valorizza tutti i giocatori, e noi abbiamo dei consiglieri in gamba, sempre pronti e attivi: Leo Palumbo, Andrea Aprile, Alessia Cazzato, Anna Tommasi. Temi come cultura, tutela delle nostre tradizioni, salute e turismo sono presidiati dal loro lavoro quotidiano, propositivo e produttivo. Possiamo sempre contare sugli stimoli di Vito Montinaro, l'esperienza e la compenza di Luigi Marra e Dolores Tommasi, e il sostegno e l'entusiasmo di Francesco Marra. Grazie, perché grazie a tutti voi, tutti insieme stiamo cambiando Calimera, stiamo realizzando opere che si vedono, e cambiando a piedi per Calimera si vedono i risultati, si vede quello che stiamo facendo, si incontrano cantieri e si vede che Calimera sta cambiando. Il PNRR è stata la risposta dell'Europa alla crisi economica causata dalla pandemia. Si dice spesso che le crisi sono opportunità. Noi abbiamo lavorato per intercettarne il più possibile a Calimera, con attenzione e dedizione. Abbiamo intercettato, tra gli altri, 930.000 euro per realizzare una nuova mensa a servizio della scuola elementare, perché il tempo pieno per ogni ordine di scuola è uno degli obiettivi strategici del PNRR del nostro territorio. 550.000 euro per migliorare accessibilità e fruibilità del Museo di Storia Naturale, a cui vanno aggiunti altri 227.000 euro per l'efficientamento energetico. Ad oggi, negli ultimi 3 anni, Calimera ha raccolto progetti per un importo di poco sopra 5 milioni di euro. Oggi siamo davanti al finanziamento più importante, 1.800.000 euro per costruire un nuovo asilo nido comunale. Come ho detto anche in Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto di partecipare al bando in quanto l'immobile attualmente in attività riesce ad accogliere solo un numero limitato di bambini, e costruire un nuovo nido significa, da un lato, dare la possibilità a più famiglie di accedere ad un servizio fondamentale e, dall'altro, rendere economicamente sostenibile il servizio. Ci tengo a sottolineare che questa operazione è a costo zero per il Comune. Proprio per questo motivo la nostra amministrazione ha deciso di partecipare al bando del Ministero, e fortunatamente siamo stati beneficiari. Anzi, devo dire, la fortuna c'entra poco. Scusate, ma devo ammetterlo, siamo stati bravi. Quando uscirono i risultati del bando, nell'agosto dello scorso anno, Calimera fu ammessa senza riserva. Nella regione Puglia solo 8 progetti sono stati ammessi senza riserva. Tutto questo
grazie alle attività del nostro ufficio tecnico, che colgo l'occasione di ringraziare, delle persone, dell'ingegnere Antonio Castignano e dell'ingegnere Maggiulli, grazie ai quali abbiamo partecipato al bando, e l'ingegnere Luca Dima qui con noi, impegnato con successo a far rispettare tutte le scadenze imposte al PNRR. Grazie anche a lui e al suo staff, oggi possiamo dire con orgoglio che Calimera non ha perso nessuna opportunità e, rispettando tutte le scadenze del PNRR, non ha perso nemmeno un euro dei finanziamenti ottenuti, che non è facile perché parecchi comuni li hanno persi. Con questo progetto stiamo dotando Calimera di uno spazio moderno, sicuro, adeguato alle esigenze dei bambini fino a 3 anni, dotato di spazi interni ed esterni attrezzati e con un'architettura in grado di rispondere ad una domanda di innovazione didattica sempre crescente. Doneremo alla cittadinanza un asilo a passo con i tempi, legato alle tematiche dell'ecologia, della corretta alimentazione, della cura del bene comune e dell'interculturalità, un luogo nuovo capace di generare relazioni sociali. Il progetto prevede la costruzione del nuovo asilo nido qui, tra le vie Taranto, che abbiamo davanti a Ancona, un'area rettangolare con i lati prospicienti per 78 metri sulle strade e 50 metri di profondità. La ricettività massima del nido sarà di 60 posti, oltre il doppio rispetto all'attuale capacità, e prevede i seguenti spazi essenziali da destinare ai bambini e ai servizi generali: un ambiente d'ingresso con un adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica che dia accesso alle sezioni. Sezioni per ciascun gruppo di bambini, lattanti, semidivezzi e divezzi, la cui dimensione è in grado di garantire nello stesso spazio il riposo e il pasto. I locali per l'igiene destinati ai bambini attrezzati con fasciatoio, vasca, lavabo e sanitari. Spazi comuni destinati ad attività ludico-recreative utilizzati a rotazione delle sezioni per attività individuali e di grandi e piccoli gruppi. Servizi generali e spazi a disposizione degli adulti. Cucina attrezzata per preparazione e somministrazione dei pasti, spazi esterni attrezzati con strutture fisse dedicate. È prevista anche un'aula educatori per consentire la preparazione delle attività e il colloquio con i genitori. All'esterno del lotto recintato sono previsti 18 parcheggi, di cui due dedicati ai portatori di handicap, ma anche all'interno è prevista di là un'area parcheggio. Avrei tanto voluto dedicare la giornata di oggi alla posa della prima pietra, ma come potete vedere la ditta Marullo Costruzioni, che colgo l'occasione di ringraziare, sta procedendo spedita, rispettando ampiamente scadenze ed impegni, perché quando si lavora per una struttura come questa, utile alla comunità, serve cuore e serve competenza. A Calimera da qualche anno competenza e cuore sono tornate di moda e sono queste le due direttrici che vogliamo seguire per trasformare i bisogni dei calimeresi in atti politici concreti come questo. Adesso siamo in campo per realizzare tutti insieme una Calimera più bella. Grazie a tutti. Passo la parola all'assessore Volubici Giuseppe Mattei. Grazie Giuseppe. Grazie Sindaco, grazie a tutti quanti voi, buongiorno e buona domenica a tutti, amici piccoli e grandi. Oggi è davvero un giorno di festa, una di quelle date da segnare nel calendario degli avvenimenti importanti che caratterizzano la storia della nostra comunità. Con l'avvio di questa importantissima opera, oramai sotto gli occhi di tutti, si innesca un processo di ammodernamento dei servizi comunali offerti alla cittadinanza di Calimera. Forse, permettetemi di dirlo, il più ambizioso della storia recente del nostro comune. Perché è rivolto ai primi anni di apprendimento dei nostri figli e delle future generazioni, i quali avranno un luogo di eccezionale vivibilità, ove poter sviluppare la propria creatività in condizioni di sicurezza assoluta e con elevatissimi standard qualitativi. Le scuole dell'infanzia e gli asili nido, oggi più che mai, non sono concepiti come strutture che svolgono una principale funzione assistenziale, ma come ambiente educativo complementare alla famiglia e quindi uno spazio formativo di sviluppo della personalità e di socializzazione. Questa è una vittoria per tutto quanto il nostro territorio, per Calimera. Parlare di politiche per le famiglie significa fornire alle famiglie stesse servizi di prossimità, e questo è il nostro obiettivo. Da assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica non posso sottolineare la strategicità ubicativa di questa infrastruttura, la quale, oltre a determinare una riqualificazione
urbanistica di questo contesto territoriale più periferico garantisce ampi spazi e parcheggio in modo da ridurre le difficoltà giornaliere e le snervanti perdite di tempo che le giovani madri e padri lavoratori incontrano ogni qualvolta queste strutture collocate in contesti ad alto traffico veicolare. Si tratta di una costruzione progettata con i più efficaci sistemi strutturali in fatto di sismicità secondo i più moderni criteri in fatto di efficienza energetica e l'uso di energie alternative per il benessere ambientale grazie all'installazione di impianti fotovoltaici e termici che garantiranno, oltre ad elevati comfort ottimali, anche i risparmi sui costi di gestione. Il progetto, come tutti voi avete appreso dalle parole del sindaco, è stato finanziato tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo complessivo di 1.800.000 euro, la somma più alta ottenuta per un'opera pubblica nella storia recente di Calimera. Quella del PNRR è una corsa contro il tempo che sta mettendo a dura prova l'ufficio tecnico, che ringrazio. Ringrazio l'ingegnere Luca Dima, perdonami, qui presente, l'ingegnere Maggiulli e l'ingegnere Castrignano, i progettisti, tutti coloro che hanno contribuito a portare a compimento questo primo importante passo e che sta richiedendo una continuativa attività di monitoraggio da parte nostra. Una sfida che ritengo stiamo vincendo alla grande. Stiamo imprimendo la massima velocità affinché le procedure burocratiche possano rispettare le stringenti tempistiche imposte dai vari ministeri, riuscendo addirittura a giocare d'anticipo. Questa, ad esempio, è un'infrastruttura i cui lavori hanno avuto inizio circa 4 mesi prima del termine imposto. 4 mesi che ci permetteranno di poterla consegnare ai nostri piccoli cittadini in anticipo rispetto ai tempi prefissati e grazie anche al gran lavoro della ditta Marullo, che ringrazio. Non siamo concentrati solo su questo, però contemporaneamente stiamo mandando avanti tutto quanto il resto. Infatti proprio mercoledì scorso abbiamo consegnato i lavori della nuova mensa della scuola elementare e a breve appalteremo quelli del museo, come diceva sempre il sindaco prima, per il miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dello stesso. Il progetto Spazi Comuni Sociali, che consente la riqualificazione e valorizzazione territoriale dello spazio urbano dell'area mercatale. Non so se qualcuno di voi è già passato in questi giorni, i lavori sono iniziati e sono quasi ultimati, e che consentiranno appunto l'installazione di un percorso attrezzato all'aperto per promuovere l'attività sportiva per diversi target di persone, nonché utenti con disabilità, e appunto che a breve inaugureremo. L'elenco sarebbe lungo, però ci saranno altre occasioni. Nonostante i numerosi finanziamenti già ottenuti, non ci siamo assolutamente fermati. Stiamo incessantemente continuando a lavorare per reperirne ulteriori affinché ulteriori servizi di qualità possano permettere alla nostra Calimera di diventare un punto di riferimento. Abbiamo partecipato anche al bando Sport e Periferie 2023 candidando un ambizioso progetto di circa 860.000 euro, che potrà permettere la totale riqualificazione dell'impianto sportivo Colaci. Lo abbiamo fatto candidando il nostro progetto nelle prime ore di apertura della piattaforma e quindi ci auguriamo che questo venga finanziato. È da un bel po' di tempo che amministro questo territorio. Non è di certo la mia prima esperienza e la consapevolezza di chissà come funziona la macchina amministrativa mi sento di dire che Calimera diventerà sempre più bella e moderna. È un momento molto bello che sono contento di condividere con tanti calimeresi, con tutti voi oggi accorsi a questo bel momento di vita comunitaria. Grazie. Passo la parola ad Antonella, assessore Antonella Campanelli. Prego. Grazie e benvenuti. Oggi è eccezionale, quindi rubo soltanto 2 minuti. E li rubo per sottolineare dal punto di vista del mio assessorato, servizi sociali e istruzione, l'importanza di questa opera pubblica. Come premesso sia dal sindaco che dal vice sindaco, le misure più importanti che sono state previste dal PNRR come investimento ci sono stati ben 4,6 miliardi di euro per la realizzazione di 228.000 posti aggiuntivi negli asili nido e nelle scuole di infanzia. Perché è così importante costruire un asilo nido? Innanzitutto perché gli asili nido
rappresentano, oltre alla famiglia, un primo luogo di crescita, di apprendimento, di socializzazione per i nostri più piccoli concittadini. Si tratta di un servizio che può favorire la conciliazione dei tempi dedicati al lavoro e alla famiglia per le madri, cercando di creare condizioni più favorevoli di abbinamento lavoro-famiglia. Inoltre può essere un tassello importante per accrescere la natalità e contrastare o almeno iniziare a ridurre il rapporto con l'invecchiamento della popolazione, dando maggiori servizi alle coppie che desiderano avere figli. La costruzione di un nido può aiutare a raggiungere quello che dovrebbe essere l'obiettivo politico tra i più importanti: dare un servizio a tutte le famiglie che ne fanno domanda, per cui ancora oggi non è possibile. Viene spontanea la riflessione, ma a Calimera lo ha già un asilo nido? Sì, è vero. E durante il mandato abbiamo fatto tanto e raggiunto obiettivi sul nido di via Salvo d'Acquisto mai raggiunti da nessuno dei nostri predecessori, tra cui agibilità, autorizzazione al funzionamento, iscrizione a catalogo e opportunità per la famiglia di beneficiare dei voucher regionali. Ma oggi una sfida centrale per il nostro sistema educativo sono appunto i primi 3 anni di vita, determinanti per lo sviluppo successivo, e proprio per questo va garantito un ambiente di crescita quanto più favorevole possibile. In virtù di quanto detto e sulla base di studi importanti che hanno evidenziato quali standard sono fondamentali per un asilo nido e quali caratteristiche deve avere obbligatoriamente, uno di questi importante è essere situato in uno spazio ad uso esclusivo e immerso nel verde, e questo ne ha totalmente la caratteristica principale. Vi ringrazio dell'ascolto e passo la parola a Brizio Maggiore. Buongiorno a tutti. Dell'asilo si è parlato, diciamo, abbastanza, hanno spiegato bene sotto l'aspetto sociale l'assessore Campanelli. Io vorrei soffermarmi solo pochissimi minuti perché abbiamo contestualizzato questa zona all'asilo, che è una cosa importantissima. Noi partiamo dal nostro programma, che è la nostra Costituzione, diciamo, quello che noi volevamo fare per Calimera. Sul nostro programma era scritto che per noi le periferie erano il centro del paese. Ecco perché abbiamo scelto questa zona dove sorgerà un asilo. Quindi non sarà solo qui, c'era solo un terreno abbandonato dove uscivano degli animali, dei topi, quindi le famiglie, le persone che abitavano in questa zona erano stressate e stremate da questa situazione. Quindi far nascere in questa zona un asilo dice tanto. Quando siamo arrivati in questa zona mancavano anche le lampadine. Chi abita in via Foggia non riusciva neanche a passare con la macchina perché era completamente rotta e abbandonata. Per noi questa zona invece è il centro del paese. Ecco perché abbiamo asfaltato via Foggia, abbiamo sistemato l'illuminazione, abbiamo fatto marciapiedi mancanti da una vita. Qualcuno pensava solo al centro. Noi abbiamo deciso di iniziare dalle periferie. E questa promessa il sindaco, la nostra giunta, la nostra amministrazione l'ha presa come l'obiettivo principale e sta dimostrando che per noi il programma elettorale non sono 4 parole scritte solo per quel periodo, ma è il nostro progetto, direi, di vita. Grazie a tutti. Poi, diciamo, signore e signore, assisti. Parliamo di Gesù, uno di noi. Assisti. Tutti coloro che operano nella realizzazione di quest'opera, specialmente ai tempi che corrono. E poi assisti, quindi stai con noi nella gestione di questa struttura. E basta, quindi dire al Signore offriamo, Signore stai con noi. E poi la struttura serve per accogliere, formare, educare questi bimbi che saranno domani le cellule della società. La speranza. Preghiamo. Oh Dio, che ci dai la gioia di iniziare, l'abbiamo già iniziata, la costruzione, quindi di continuare la costruzione di quest'opera
destinata, l'asilo nido, destinata quest'opera alla crescita delle nuove generazioni. Fa Padre Santo che tutti quanti vi converranno qui, maestri e discepoli, collaboratori di vario genere, ricerchino sempre il vero bene e te. A te gloria, onore e benedizione per Cristo nostro Signore. Amen.